AC Communication presenta Backstage TV. Ed è questo il titolo, Just The Way You Are, Bruno Mars su Punto Zero. Tra qualche minuto sono le 17 e chiudiamo la prima ora del Punto Zero Radio Show. Vi facciamo salutare dagli ospiti. E allora, salve, ciao. Salve, siamo gli ospiti. Noi siamo gli ospiti, io sono lì e lui è ospiti. Oh bene, Ciro Esposito e Gennaro Silvestro, tra un po' live su Punto Zero. Intanto vi leggo i messaggini che ci sono arrivati sulle bacheche Facebook, perché così in qualche modo li interpretate con noi. Bene. Perché abbiamo un amico che dice: Giancarlo, la poesia la conosce il titolo e l'autore, però dice mi manca la materia prima. La recitazione? No, cioè, la gnagna con cui andare a cenare il 14. Allora lo apprezziamo perché non ho dato la risposta, dà spazio a chi invece la materia prima ce l'ha. Quindi c'è una persona buona a questo mondo. Vabbè, ti mettiamo a disposizione un escort, dai, non di Radio Punto Zero. Sentite, c'è pure la sorella di Ciro che attualmente è libera. Non è vero, è libera. Io vi consiglio la sorella di Ciro. Ciao Rosa, se ci stai ascoltando, si chiama Rosa Esposito. Esatto. Posso dirti una cosa, Gennari? Io la prima cosa che avrei voluto chiedere a Ciro era proprio questa: come è stata tua sorella? Perché io sono stato il capo villaggio in un villaggio dove lui abitualmente va in vacanza. E Ciro è stato pure a letto, diciamo. No, assolutamente, assolutamente. Io ricordo bene. Lo vedo contento. La bellezza della sorella di Ciro. Per cui avrei voluto chiedere su. Oh, tutto a posto al lavoro? E tua sorella come sta? E invece mi sono limitato. Vedo che sta benissimo, è al lavoro, è fidanzato, quindi lasciata sta, per cortesia. E salutiamo anche il fidanzato. Bella. Va bene, ciao fidanzato. E poi Michela, che è il dio del male, perché dice: vado al poligono. Mm-hmm. Quindi è una ragazza con la quale non oserei litigare, no, ok? Mi date un'idea su quale faccia immaginare, ok, sul poligono per concentrarmi meglio? Perché sta pazza va a sparare, si immagina una faccia sul bersaglio e dang 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 spara. Allora, ognuno dica la sua, che così. Vabbè, di solito immagino l'ex fidanzato, lo stronzo che l'ha fatta soffrire. Bene, ci potrebbe stare. Io direi Gennaro Silvestro. Invece penso più semplicemente a Gnura, perché credo che la suocera sia sempre oggetto per la donna. Per la donna è sempre un personaggio da sparare, diciamo. È vero, è vero. Mi piace. Io invece quello dell'Equitalia. Così. Ah, allora sì, sono d'accordissimo. Sei un tipo romantico, sei. Siamo con te, Ago. Un lanciarazzi. Signori, chiudiamo la prima ora, ci becchiamo tra un po'. Su Radio Punto Zero in tutta la Campania, un minuto dopo le 17. Backstage TV. Spot.